bentornati. Oggi siamo al passo della Futa, tra Bologna e Firenze, in compagnia di questa Hyundai Veloster, un 1006 da 140 cavalli. Proviamola insieme. Abbiamo fatto due passi di montagna, il passo del Giogo e il passo del Futa. Siamo tra Bologna e Firenze. Proviamo questa vettura tra le curve di queste montagne. Ecco, allora, la plancia vediamo che è comunque molto funzionale, ha un design moderno e dei materiali, diciamo, di buona qualità, anche se alcune plastiche sono ancora rigide. Alla guida invece notiamo uno sterzo abbastanza morbido per i gusti di una guida sportiva, mentre un cambio ha una modulabilità, un inserimento delle marce ottimale. Abbiamo 6 marce, 6 rapporti. Il motore 1006 dalla potenza adeguata, 140 cavalli, ma la coppia è un po' scarsa e ce ne possiamo accorgere soprattutto in salita oppure con la macchina a pieno carico. Per il resto la tenuta è ottima, a parte delle gomme magari non di elevata qualità, e abbiamo un inserimento in curva con un retrotreno che permette di appunto inserirsi in modo ottimale in curva. L'elettronica sorveglia. Diciamo che la soglia di intervento non è così elevata, quindi in caso di errore grossolano subito interviene. Per il resto quest'auto è dotata di tutti gli optional possibili, quindi navigatore, tetto apribile, cruise control e ogni altra cosa. La peculiarità di quest'auto è di avere una portiera sul lato sinistro e ben due portiere su quello destro, per permettere così l'accesso ai sedili posteriori.